parte, per questo roadshow, show, per fare un punto su questa riforma che mette al centro la farmacia come presidio del territorio. Assolutamente, ripartiamo dalla sanità territoriale. La Lombardia è la prima regione in Italia che ha fatto una legge che va in questa direzione, stanzia 1 miliardo e 200 milioni del PNRR, ne aggiunge 800 milioni di fondi propri, mette al centro la medicina di prossimità, la farmacia come luogo di cura e non solo di dispensazione del farmaco sul territorio. Ecco, in che modo nello specifico la farmacia diventa luogo di cura? Inseriamo in questa legge, oltre ad essere stati i primi a aver inserito la farmacia di servizi, questo già nel 2015, anche la presa in carico a cronicità. La presa in carico a cronicità significa anche vedere quanti farmaci i nostri anziani vanno poi a assumere, seguire la parte, diciamo, del paziente cronico anche dal punto di vista dei farmacisti e lavorare insieme ai medici di medicina generale in rete sul territorio. Un altro passo importante è la riduzione delle liste d'attesa, su cui la Regione Lombardia ha investito tanto e sta puntando molto. Siamo al lavoro, nasconderci dietro un dito, cioè dire che non ci sono liste di attesa in Lombardia è un errore. Dopo il Covid, soprattutto in tutta Italia e in tutto il mondo, l'accesso agli ospedali è diventato un tema chiave, strategico, noi lo diciamo da tempo, ma stiamo lavorando in questa direzione. Oltre ad aver fatto questa legge di potenziamento della sanità che mette al centro anche il tema della riduzione delle liste di attesa, sono tanti fatti concreti sui quali siamo partiti, da penalizzare il privato che non riesce a rispettare i tempi di attesa a inserire risorse concrete per fare più prestazioni nei nostri ospedali pubblici e privati lombardi. Ecco, a proposito di sanità privata, ci sono state delle polemiche, insomma non entriamo nel merito, in che modo però questa riforma accorcia le distanze tra pubblico e privato? Ma in realtà l'approccio liberale lombardo oggi è l'approccio italiano, non esiste una regione in Italia che non ha un modello di erogazione del sistema pubblico, di sanità pubblica, tra erogatori pubblici e privati accreditati convenzionati. E quello che deve fare la regione è dare le regole, quindi definire per esempio la programmazione, i budget di cura e definire soprattutto gli obiettivi. Ecco, uno degli obiettivi fondamentali è la riduzione delle liste di attesa e con la delibera del 24 di gennaio di quest'anno abbiamo subito impostato delle azioni per fare in modo che il privato sia a supporto e non a maleficio del sistema e a beneficio invece dei nostri pazienti e cittadini lombardi.